questa sezione che è stata curata da Chiara Boffelli, da Fiammetta Girola e da Angelo Signorelli, appunto una sezione che si sviluppa su 2 anni, è dedicata al cinema europeo femminile contemporaneo. Appunto quest'anno dedicato a Solveig Anspach, ad Antonietta De Lillo e a Jessica Hausner. La cosa che insomma ci ha colpito di queste 3 cinematografie è che non sono soltanto 3 cinematografie di 3 registe donne, ma che affrontano anche in molte delle loro opere tematiche femminili, tematiche legate alla rappresentazione di storie femminili o alla rappresentazione della donna. La cosa interessante è che sono 3 stili molto molto diversi tra di loro. Solveig ha magari uno stile che è più legato alla narrazione di storie femminili, Jessica ha una messa in scena che è molto originale, molto molto particolare, anche se spesso legata appunto a protagoniste femminili, e magari Antonietta è quella che ha più la coscienza anche delle mediazioni sociali, politiche, della questione dell'inserimento, se vogliamo, dei personaggi femminili anche all'interno della questione del potere, della questione della politica. Quindi io volevo innanzitutto provare a chiedere a loro 3 un po' una riflessione su questo tema e su come loro diciamo interagiscono insomma con questo tema. Da 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 da. Je sais pas très bien quoi dire là-dessus pour l'instant. I don't really know what to say right now about this because it's such a huge. Yeah, I know. I'm sorry. No, sì, non so bene. Non so bene cosa dire perché l'argomento è vasto. Well, I can say something. Yes, please. I don't know if I really understood very well, but I think you said about my films that I'm focusing on the mise-en-scène, and I have the feeling too, but the longer I make films, the more I see that yes, it is female main characters that I'm showing in my films, and I start to think about it. Of course, it's due to the fact that I'm a woman myself, and I start to think also about the fact that when I was younger and watched films and studied films, I was never very satisfied with the way women were portrayed in films, and at that time it was mostly male filmmakers. This has changed a little bit, I think, but it should change even more. And so for me it is also now important that I show female characters in my films from a very wide point of view. It's not that I really want to say this is what women are like. On the contrary, I think what I enjoy is to show the very, 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 very different sides that make it impossible to really judge a personality or to say men are like this and women are like this. And this is really something that I'm interested in general, that personalities are very ambiguous and paradox and are a secret. And this is the same for women, and I think that normally when I used to watch films, women were shown in a very simple way. And so this is something I think in the last decades has changed, and it is very good to watch that suddenly female characters in films can be very ambiguous and this or that or that or this and thousands of different faces. Se ho capito bene la domanda introdotta dal fatto che il mio stile effettivamente sembra caratterizzarsi e concentrarsi maggiormente sul concetto messa in scena, di mise en scène, è vero che più film faccio più riconosco che effettivamente le mie protagoniste tendono a essere tutte donne, e questo dipende dal fatto, dopo una riflessione su questo aspetto che negli ultimi anni ho approfondito non soltanto che io stessa sono una donna, ma soprattutto che quando ero giovane e guardavo film come spettatrice, studiavo cinema,
ero sempre insoddisfatta dai ritratti femminili che vedevo e che spesso erano tracciati da registi uomini. Grazie al cielo, rispetto a questa tendenza del passato, le cose negli ultimi decenni hanno iniziato a cambiare, ma in qualche modo ho sentito che fosse importante aprire di molto il punto di vista sulle figure femminili nel cinema, perché mi sono resa conto, facendo i miei film e esplorando questo universo femminile, che gli aspetti di una donna sono molteplici. Con questo infatti io non sto dicendo che amo le protagoniste dei miei film. Quello che però io voglio dire attraverso questi ritratti è che non è possibile giudicare una persona, come non è possibile fare delle distinzioni grossolane tra uomini e donne. Ognuno di noi ha la sua dose di ambiguità e di paradosso, e questo è un segreto che ogni essere umano ha. Ecco, forse i ritratti femminili nel cinema nel passato erano troppo semplicistici. Grazie al cielo, negli ultimi 10 anni le cose sono cambiate, e a me fa piacere poter mostrare la donna in tutta appunto la sua ambiguità e il suo paradosso. Innanzitutto vorrei ringraziare il festival di essere in compagnia e non da sola con altre due colleghe, di cui sento la voglia di conoscerla e anche la voglia dell'appartenenza, non so come dire, quindi capire, osservare che cosa c'è in comune in noi. E invece, per quanto riguarda la domanda che è il cinema femminile, è sempre una cosa che mi imbarazza molto, perché io non so com'è il cinema maschile, io respiro così, sono nata così, che cosa vuol dire essere napoletani? Non so che cosa vuol dire essere di un altro luogo. E sicuramente mi rendo conto che sono un genere, quindi ho una sensibilità diversa da quella maschile, però anche sul fatto di pensare che una donna debba raccontare una donna, io sono più ho più voglia di raccontare l'altro, o perlomeno di essere di non essere di parte. Mi è capitato in Non è giusto di raccontare due padri e non due madri, anche per quanto riguarda Il resto è niente, che è una figura femminile. Io ho sempre dichiarato che non avrei mai raccontato Eleonora Pimentel Fonseca senza il filtro di uno scrittore uomo, quindi di uno sguardo maschile. Voglio dire questo, che io sento, in maniera un po' rivoluzionaria, sento che la donna deve guardare l'altro più che... questo non vuol dire negarsi, e poi avere un equilibrio tra figure maschili e figure femminili. Maybe what I can say is that I think, okay, we're women, but I think every human being has a female and masculine part as a human being, and you can become a much better person if you accept that. Also, what I wanted to say is that when I was a child and I wanted to make films, I grew up in France, there were no other women director except Agnès Varda, so it was like a dream that seemed impossible. But nowadays in France, there are 200, maybe 250 women directors. There are a lot of women making films. And I think what it has probably changed is the characters they present and work
on in films. But one thing hasn't changed, and I don't know why exactly, is that women director in France, that's where, you know, I know the thing, don't have huge budgets. Very few of them. So I don't know if it's in relation with their stories, meaning do we write stories that need less money or that are more intimist or not? I don't have the answer to that, but I think it's a question. Also, maybe it's linked to the fact, I don't know if there are women directors in France that have made films that have made a lot of money. But it's a question, because we are in an industry. So all this is linked. I mean, if you make films that make no money, the next film will be with little money and so on. And all this is linked. But I think it's an interesting question. Forse quello che posso dire è, certo, noi siamo delle registe e facciamo un cinema femminile dal punto di vista delle donne, che si concentra su figure femminili, ma ogni essere umano ha la sua componente maschile e femminile, e io credo che ogni essere umano possa diventare migliore se accetta questa dualità nel suo essere. Quando io da ragazza, crescendo in Francia, ho iniziato a desiderare di diventare regista, all'epoca l'unica regista che esisteva in Francia era Agnès Varda, e quindi il mio era quasi un sogno impossibile. Oggi in Francia ci sono 200, forse 250 registe, e non è soltanto il caso della Francia, sono molte oggi le registe in tutto il mondo. Quindi forse quello che è cambiato in questi ultimi anni è il modo di ritrarre, di presentare, di lavorare sui personaggi nelle storie che queste registe raccontano con i loro film. Quello che invece non è cambiato, almeno in Francia, è il budget a disposizione di una regista, che tende in qualche modo sempre a essere molto contenuto. Una regista difficilmente ha a disposizione grandi finanziamenti. E io non so dare una risposta alla domanda del perché questo avvenga. Non so se dipende dalle storie che noi donne siamo interessate a raccontare, forse hanno bisogno di meno risorse finanziarie per essere tradotte in immagini, forse sono più intimisti. Non so dare una risposta a questa domanda, come non conosco la risposta a un'altra domanda altrettanto importante, visto che comunque il cinema è un'industria, che è quella, una regista francese, perché io mi riferisco alla Francia vivendo in questo paese, ha mai realizzato un film che ha incassato tanti soldi? E credo che sarebbe interessante anche riflettere su questi aspetti. I ask this question to myself also, and sometimes I think the whole system of filmmaking is still in the majority male, and I do think there is more trust still in male filmmaking than in female filmmaking. It's a tongue breaker. and this concerns not only the budgets and how much money you trust a woman to be able to deal with. I think also on the side of the spectators or the journalists. I think sometimes, I notice this, for example, films, sometimes if a film is very strange and it's a man who did the film, you tend to think that maybe it's genius. And if it's a woman, you're more likely to think, she has to practice more. I'm saying this all very simply. You can. It's interesting. I'm trying to give this point. And I was reading about a company in Germany. They tried to improve their profile, and so they wanted to have more women in their company. And they made a test on themselves. All the new applications were without name, without gender, so anonymous, mm-hmm. anonymous. And in that year, automatically, they hired much more women. They didn't know who applied, and so they joked them out of their own prejudice, which was very good. And I thought, I think we all still have this, me probably too. I mean, it's you're not so much used to it.
And I think it's not at all about quality or knowledge or anything. No, of course not. It must be something else. So. Anch'io mi faccio questa domanda, perché credo che in generale sia il sistema cinema che tende a essere molto, tuttora molto più orientato verso dei protagonisti maschili, verso degli uomini, dei registi, come pure sia la tendenza a dare più fiducia a un regista che non a una regista. E io non credo che questo dipenda unicamente da un discorso di budget, di capacità di gestione del budget, perché è un atteggiamento che implicitamente hanno non soltanto i produttori, ma anche in qualche modo gli spettatori e anche i giornalisti. La tendenza è quella, di fronte a un film difficilmente inquadrabile, a un film strano, di ritenere che se è stato fatto da un regista uomo sia un capolavoro, il capolavoro di un genio, mentre se è stato fatto da una regista donna sia una persona che ha bisogno di farsi un pochino più le ossa. E questo è davvero un atteggiamento che dovrebbe cambiare e che va al di là dell'industria stessa e di determinate regole. Ho recentemente letto di una società tedesca che ha deciso di aumentare, di migliorare il proprio profilo assumendo più donne, e ha fatto questo esperimento di pubblicare degli annunci chiedendo di rispondere anonimamente senza specificare il genere di appartenenza, e se inconsapevolmente alla fine hanno assunto molto più donne che non uomini. Hanno voluto loro stessi liberarsi da pregiudizi, ma tutti noi abbiamo ancora addosso questa immagine del fatto che gli uomini siano diversi rispetto alle donne e meritano delle cose diverse, io stessa probabilmente, e questo è indipendente dalla qualità del lavoro o dall'esperienza, dalla conoscenza che uno ha. Ho una domanda. Allora, Solveig, volevo chiedere, a parte il fatto che il primo film di questo festival è stato La costola d'Adamo con una eccezionale Catherine Hepburn, ed era l'8 marzo, la festa della donna, e subito dopo Catherine Hepburn c'è stata la tua Anna. Il film di Catherine Hepburn c'è stato il primo film con Anna, con la figura islandese di Anna, della spacciatrice di erba. A parte il fatto che questa figura femminile, secondo me, è enormemente più simpatica di altre figure femminili ambientate in Francia, volevo capire a quale sensibilità tu ti senti più vicina. I'd like to understand which sensitivity you feel closer to. O come le figure francesi dei tuoi film, le donne francesi dei tuoi film? I feel much closer to Anna, because that's my country, that's where I'm from, and that's the kind of women I like. For me, she's kind of like a rock and roll of 45-year-old woman full of wrinkles, who screams and, you know, pushes people around. And she's a very free woman. Actually, in real life, she's a poet, and she writes, I'd say, feminist pornographic poems, and she's known, and I didn't know her, but everybody knows her in Reykjavik. And I think it's interesting because now I've made 3 films with her, and she's not an actress, but she got a lot of prizes. No other director in Iceland gave her a part, and I think it's because they're afraid of her. They shouldn't, but they are. Mi sento molto più vicina ad Anna perché è il mio paese, quelle sono le mie origini, perché è un tipo di donna che mi piace, così una donna molto rock di 45 anni che si porta fieramente le sue rughe, che ha naturalmente una tendenza alla leadership, che spinge le persone in tutte le direzioni, che è estremamente libera. Nella vita reale è una poetessa, lei scrive poesie.
poesie femministe e pornografiche, è molto conosciuta a Reykjavik, io non la conoscevo personalmente, ma è molto nota, e malgrado il fatto che lei abbia fatto, non sia un'attrice, ma con me abbia recitato in 3 film e abbia vinto numerosi premi, nessun altro regista l'ha mai chiamata, regista islandese l'ha mai chiamata a lavorare nei suoi film, a dimostrazione del timore che riesce a incutere. Faccio le altre 2. Allora, per Antonietta volevo chiedere, nel corso degli anni, dai tuoi film emerge che il tuo sguardo su Napoli è cambiato. Volevo sentire cosa pensi adesso, nel 2014, rispetto a quando eri più giovane, fine della metà degli anni 80, per quello con Cucciola e così via, come è cambiato il tuo sguardo sulla tua città e sulle donne della tua città, perché comunque, anche se non è giusto, i protagonisti sono i genitori e i ragazzini, però le mogli separate di ciascuno sì, sono raccontate. Guarda, è la seconda domanda, perché il fatto di essere napoletana, anche quello è una, come dire, un privilegio che non ho scelto come essere donna, quindi mi sento... Io credo che più che cambiato il mio sguardo sulla città, ovviamente sono cambiata io, perché si cresce e per fortuna si cambia, cioè nel senso che non si rimane uguali. Sono cambiata nel senso che rispetto a Napoli capisco di far parte di una realtà privilegiata, ma mi sento anche in colpa perché capisco che questa realtà privilegiata è, come dire, figlia anche di un eccesso di decadenza, degrado, e secondo me, come dire, non facciamo qualcosa fino in fondo. Potremmo dire che non ci permettono di farlo, però in realtà siamo anche noi. Insomma, nei momenti mi sembra più, vorrei fare, però mi sembra più di saccheggiare, non so come dire, di prendere e di non dare. Vorrei un attimino approfittare di questa domanda per dire la situazione invece in Italia delle registe. In Italia credo che siamo il 7% e siamo sotto la media europea, ma io credo che non sia un problema solo del cinema, è un problema di tutti i settori, diciamo, di potere, ed è così, una riflessione un po' amara, è quella che appunto l'ultimo governo che è stato fatto, siamo felici che il 50% è donna, però un po' ci fa tristezza che questa cosa viene detta e ridetta come se fosse un trofeo, e altrettanto siamo invece un po' più mortificati sul fatto che a dire di tutti, uomini, donne, le donne sono le più efficienti, le più intelligenti, le più... Esatto, quindi tutti predicano bene, quando si va a votare, ed è triste pensare che bisogna votare, come dire, un decreto e una regola che il 50% siano donne e uomini, però in realtà questo non passa, quindi diciamo che intorno a noi c'è molta ipocrisia e quindi... Ci dispiace che non passa, ma ci dispiace più l'ipocrisia che c'è intorno. E l'ultima cosa, non rubo più, però appunto secondo me non c'è distinzione, ma se io devo pensare ad uno dei registi che più ammiro e stimo, ovviamente tranne i presenti, penso che è Catherine Bigelow, cioè, e quindi voglio dire, per me il genere è importante, però è anche, cioè, io mi auguro che lo superiamo. Question for you.
Very good. Okay. Molto, in assoluto, rispetto a uomini e donne, capito? Cioè, in una cosa, qual è quella che mi piace più? The director she likes the most. Okay. Regardless of gender. And the question for you, Jessica. Quando in Italia uscì Lourdes, ci fu un grandissimo dibattito a livello giornalistico, non solo cinematografico. Mi domandavo se a distanza di anni, non so quanto lei abbia rivisto il suo film, o se o in che misura, se lo rifarebbe ancora con lo stesso modo di pensare exactly o se è cambiato qualcosa, se lo rifarebbe magari un po' la protagonista un po' diversa, cambi il suo montaggio, il suo stile particolare, cambi di scena, lo lascerebbe così, se cosa ne pensa oggi a distanza di anni di com'è. Forse questo dibattito che c'è stato in Italia per una serie di motivi e magari non c'è stato in altri paesi, occurred only in Italy and not for a series of reasons and not in other countries. What was the debate about? Qual era il dibattito in Italia? L'Italia è un paese fortemente cattolico da sempre c'è un'idea molto, ci sono molte idee in Italia anche da parte dei registi, ci sono stati fatti altri film, per esempio mi viene in mente quello di Winspieri, Miracolo, un bellissimo film di un regista italiano del sud Italia, su un bambino che anche lì è più o meno miracolato, non si capisce perché, per come, chi ci crede, chi non ci crede, una situazione di questo tipo, cioè quel dibattito fu sostanzialmente sul contenuto del suo film, non tanto ovviamente sulla forma, ma sull'argomento. Per esempio adesso è uscito un film in Italia di un regista italiano, Il Capitale Umano, che ha diviso l'Italia proprio a livello di giornali, televisioni, di registi. C'è stato un forte dibattito fra le destre e le sinistre attorno a questo film, di cui questo regista molto intelligentemente ha detto grazie per tutta questa pubblicità gratuita pazzesca che mi avete fatto al mio film. È insperata. But was the debate about the Catholicism or what was the debate? Non capisco però contenutisticamente cos'era il dibattito sul cattolicesimo, su che in cosa? In generale, ci aveva fatto molto parlare, si era parlato molto di fatto che possa andare a luce una persona che non ha fede o... I mean, I'm asking because... Il business che si era scusato, sì, esatto. Il business anche che c'è, che c'è e che a volte da noi non diciamo proprio perché è un paese molto cattolico, quindi mi viene a legare Lourdes a un'operazione di marketing che non fa bene, e invece fa bene, però voglio dire, c'è stato un po' questo dibattito. We ignore, but the debate was also triggered by this aspect of Lourdes that we are not familiar with in Italy. Okay. I try to understand. Let's see. What I can say to this is that that my film was percepted differently in different countries. Somehow, according to if the country is very Catholic or not. For example, in Germany, there was a total different echo than. Probably in Italy. I was reading some of the reviews, but of course not all. But I understand that, for example, in the Festival of Venice, we won those contradictory prizes, the one from the Atheist Association and the one from the Catholic Theist Association. When we won those two prizes, I was really happy and proud because my plan was to make a film that is really in between those two seats, that you can't really decide very well if the film wants to be against or pro church and Catholicism. And the reason for this is that all the research I made and all the reason I had to make this film was about the fact that each human being has his own vision of God or not God, either if you believe in him or not. But the deeper reason why you wish to believe is something that each human being knows very well. You have a desire of some sense in your life or of some solution in the end, and it's a very hard idea to think that there might not be any solution or any sense within it all.
And the film is dealing with this. It's not giving you the answer, this is right and this is wrong, but it shows like a kaleidoscope the different possibilities of how you can deal with the fear of the end of life. And this is probably why it's very open for discussion, and groups who want that this is the truth, they hate the other side of the film and on the others, you know, the same way around. So you can move the film in different directions, and I like that very much. So coming to your first question, I would not want to change any little bit of it. Beh, il film è stato naturalmente percepito in modo diverso a seconda dei paesi dove è uscito e a seconda del fatto che questi paesi fossero meno cattolici. Naturalmente l'eco che ha suscitato in Germania è stata molto diversa da quella suscitata in Italia, di cui ho letto alcune delle recensioni e delle critiche, non tutte naturalmente, però ricordo la felicità a Venezia del fatto che il film avesse vinto due premi, una dall'Associazione degli Atei, dei non credenti, e l'altro il premio Signis, e questo mi rendeva estremamente fiera perché volevo appunto nel film illustrare due posizioni diverse, anche in antitesi, ma anche suscitare l'impossibilità di una scelta, di un arrivare a dire se si può essere a favore o contro il credo religioso. Nelle ricerche che avevo fatto per il film, e la ragione principale che mi ha spinto a fare questo film è stato che ogni essere umano, che sia credente o non credente, ha una visione divina di qualche tipo, perché è tipico dell'essere umano il bisogno e il desiderio di credere, di dare un senso e poi magari di trovare o di sperare che ci sia una soluzione finale dopo la morte. È forse più difficile vivere senza pensando che non ci sia una soluzione, ed è questo il tema fondamentale del film, che vuole essere un caleidoscopio di posizioni, di punti di vista diversi su come l'uomo può affrontare il tema del fine vita, e quindi inevitabilmente il tema stesso del film, che apre a tantissime discussioni e dibattiti e che accende gli animi a seconda della posizione che uno adotta, perché poi sono tematiche sensibili che quindi tendono appunto a accendere gli animi. Ma venendo alla tua domanda, non cambierei assolutamente niente di quel film. Grazie. Una domanda per Solveig. Rivedendo i suoi film, c'è almeno una costante che viene agli occhi in modo molto evidente, che è quello della messa a fuoco in ogni film di un personaggio al di là del sesso, di un personaggio se non forte ma molto tenace, molto ostinato. Anche la sua ultima protagonista nel film di ieri sera, anche se fragilizzata, in realtà, apparentemente, in realtà poi si rivela una donna che sa rovesciare i canoni. E se da una parte il film prende anche così una dimensione anche abbastanza sarcastica o grottesca, nel senso che appunto per dare più dimensione alla donna, vista in modo così positivo, non soltanto attraverso la protagonista, ma anche attraverso tutto l'altro pianeta femminile, la sorella, la nonna, la nonnona, la bambina, la figlia, fino al punto da far diventare un po' tutto questo anche un po' troppo ottimistico, credo, troppo idealizzato, si mette giustamente a fuoco il fatto che il maschio è inutile, o perlomeno il maschio in formato marito è assolutamente da scattare. Non è vero. Sto scherzando. Ma al di là di questa considerazione, volevo, leggendo appunto
le informazioni su questo film, vedo che è tratto da una graphic novel che non ho, perché non conosco. Ora succede che in Francia in questo quest'anno ci sono altri due, è una coincidenza strana, altri due film importanti, quello di Cachiche e quello di Tavernier, che sono entrambi tratti da graphic novel. Ecco, non so, volevo una sua considerazione riguardo a questo fenomeno che è abbastanza strano. Anzi, una volta Tavernier diceva, ma ormai si finisce, il cinema finisce per trarre le sue storie dai fumetti anziché dai romanzi. E lo diceva in senso abbastanza sprezzante. E poi lui stesso fa un film da una graphic novel. Volevo sapere come se è stato un lavoro diverso per lei, più complicato, più complesso, partire da una graphic novel anziché da un romanzo, dove c'è forse un tessuto più forte a livello intellettuale, a livello concettuale, se non dal punto di vista visivo. Ok, allora, So the story comes from a comic strip, Lulu Famu. It was not my idea. It's a producer, a woman who loved this comic strip. She sent it to me, and as I'm supposed to be the woman director who makes films about women characters, so I got the comic strip, and I read it, and I liked it. Not all of it, but I liked it. So I had a meeting with the man who wrote the comic strip, and it's published by Gallimard, and there were a lot of people around the table, and they casted a lot of directors. I don't know, they never told me who the other directors were, you know. So what I did is, I didn't know them, and I told Étienne Davodeau, who wrote the comic strip, I told him everything I liked in his comic strip, everything I wanted to change, and the things I didn't like, and that if he would give me his comic strip, those would be the things I would do, you know. And so in the comic strip, for instance, Lulu goes back to her husband at the end of the story. So I told him, you know, I'm born in Iceland and this is not possible for me. She cannot go back. They have to split, you know, because otherwise, why did she leave? Why did she do this whole journey? And so he said, okay, I understand. Then I thought, because there were maybe 10 people around the table, I thought I really had to get their attention, because we were many directors, and I wanted to maybe make them smile or laugh, because they were very serious, and mostly men around the table. So I thought, you know, for 10 seconds, and then I said, okay, I don't know who the other directors are, but I have something very powerful, very important to make this film they don't have. So there's a big silence, they stop taking notes, they wait. Okay? And I said, I know how to knit. So they were like, yeah, but what's the, you know, it's, we're talking about making a film here. And I said, yeah, but you know, Étienne Davodeau, the man who wrote the comic strip, you're gonna go to this festival in Angoulême, it's the festival of comic strips in France. And I said, it's very cold there. And I come from a very cold country where we have a lot of sheep and very good wool, you know? So if you choose me to make your film, I promise to knit for you and your publisher scarves in Icelandic wool that will have the length of the time we will spend on doing the adaptation, so they will be very long, you know. So that kind of made them smile. And after that, I gave them copies of Back Soon because I wanted to show that it would be the kind, same kind of humor. And at the end, Étienne Davodeau said, well, maybe if we choose you, you know, we would like also gloves and hats. And I said, no way, you know, scarves aren't enough. And I got the job, and I knitted the scarves because we're two to write. And Jean-Luc, he's on the clavier, and I sit next to him, and just for this project, I would always knit. And so when the script was finished, I sent the scarves. They were very, 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 very long, and very, very, very warm.
You know, and now Etienne is obliged to wear these scarves that are very warm, too warm. Voilà, so that's for one thing. And then what was the other question? I know, it was an observation. Okay, no, that Yeah. Because I think there is something new. I don't know anything about comic strips. This is the first one I read, kind of. But there is something now in France and maybe elsewhere. A lot of comic strips now are, they tell stories of du quotidien, of daily life. Everyday life. So they are good material. But I think at the end, it's much easier to write a story with no comic strip and no book just invented, because it's so much work to do an adaptation, and at the end, we change everything. So it's c'est faussement facile. Also in comic strips you have a lot of images, so in the beginning you think, wow, it's easy, I'm gonna go real fast, you know? But it has nothing to do with filmmaking or films. Sì, è vero, il Lulu Femme Nou è tratto da un fumetto e mi è stato proposto come progetto da una produttrice che di questo fumetto si era innamorata. E visto che io in Francia ho la fama di essere la regista dei personaggi femminili, dei ritratti femminili, me l'ha proposto, me l'ha dato da leggere, mi è piaciuto, non tutto, ci sono delle cose che non mi sono piaciute del fumetto. E ho incontrato a un bel momento sia lo scrittore Etienne Daroudeau che una serie di altre persone, da Gallimard, che è l'editore del fumetto. Naturalmente era in atto un casting vero e proprio per la scelta del regista a cui affidare l'adattamento del fumetto. Io non ho mai saputo chi erano gli altri registi a cui era stato proposto il film. Quando c'è stato questo incontro ho detto allo scrittore quello che mi era piaciuto, quello che non avrei cambiato e anche le cose che non mi sono piaciute. Per esempio, tra le cose che non mi sono piaciute è stato il fatto che lei nel fumetto Lulu alla fine torna dal marito, e io gli ho detto: guarda, io vengo dall'Islanda e in Islanda non è possibile che lei torni dal marito, dopo non avrebbe più nessun significato tutto il percorso che lei ha fatto se tornasse dal marito, quindi non, se lo affidi a me non finirà così. Eravamo tutti seduti a un tavolo, eravamo una decina di persone, e per cercare di attirare l'attenzione e anche in qualche modo di sdrammatizzare un po' questo clima serissimo, erano quasi tutti uomini, ho riflettuto 10 secondi e ho detto ai presenti: io non so chi siano gli altri registi, ma io sicuramente ho un asso nella manica che gli altri non hanno. C'è stato un silenzio improvviso, hanno smesso di prendere appunti per ascoltare qual era il mio asso nella manica. Sono capace di lavorare a maglia. E erano tutti un po' esterrefatti, dicendo: e allora, cioè devi fare un film, non devi lavorare a maglia. E allora ho detto appunto a Etienne, siccome so che lui partecipa regolarmente al Festival di Angoulême, che è un famoso festival di fumetti in cui fa sempre molto freddo, gli ho detto: noi in Islanda abbiamo delle pecore con una lana meravigliosa, se scegli me io farò due sciarpe a maglia, una per te e una per il tuo editore, della lunghezza corrispondente al tempo richiesto dall'adattamento, e a quel punto, quando andrete ad Angoulême, potrete indossare questa sciarpa. Gli ho dato anche una copia di Baek Soon, il mio film precedente, per fargli capire il mio stile, e a quel punto lui mi ha detto: va bene per la sciarpa, ma vogliamo anche i guanti e il cappello. E io gli ho detto: mi rifiuto categoricamente, solo le sciarpe avrete. E così ho ottenuto l'incarico. Quindi, siccome io lavoro sempre con Jean-Luc, con il mio co-sceneggiatore, lui, mentre facevamo l'adattamento, era alla tastiera del computer e scriveva. Io intanto sferruzzavo e facevo le sciarpe, che alla fine sono state consegnate a Etienne, che adesso è costretto a portarle ogni volta che va a Angoulême. E riguardo alla tua domanda nello specifico, io non so veramente nulla di graphic novel o di fumetti, e questo è il primo che io ho letto. Spesso trattano di vita quotidiana, di vita normale.
ma io credo che sia sempre meglio per uno sceneggiatore inventare una storia originale e non trarla da un fumetto o da un romanzo che sia, perché è un'operazione che è falsamente facile, perché all'inizio vedi tutte queste immagini e pensi che sia molto più semplice che non scrivere una storia originale, ma di fatto è molto più complicato e sono storie che possono essere inventate. Io volevo ringraziare il Bergamo Film Meeting per questa opportunità, perché ha messo insieme tre donne diverse ma complementari, mi sembra. Aspak ha adesso detto che lei in Francia è considerata la donna che ritrae figure femminili. La De Lillo ha ideato il video ritratto, ritraendo anche donne molto importanti, penso a Lerini. Hausner invece utilizza protagoniste femminili, per cui in qualche modo mi sembra, poi non so se loro si conoscono o meno, che veramente ci sia questo incastrarsi a vicenda. Hausner mi sembra più intimista nel modo di indagare alcuni temi dei suoi film, la De Lillo calata nella realtà, e Aspak, non so se loro condividono un po', con la mediazione che unisce intimismo e realtà. Non so voi cosa ne pensate. Intimism and reality. I don't know what you think about it. But my impression. What is intimism? Well, more intimistic way to look at women, you know, intimistic story in your cinema. Mm-hmm. But what do you think about this impression that you are somehow complementary, that you have three different styles but combined together? It's hard because I've only seen Lourdes. Mm-hmm. So I can't really answer. È difficile per me perché ho solo visto Lourdes di Jessica e non conosco il lavoro di Antonella. Di Antonietta. Di Antonietta, scusami. Scusami. No, però ho detto che ci scambieremo i lavori e quindi il Bergamo serve anche a conoscerci. The film meeting is a way to get to know each other, but because now you will be more familiar with the films that will be sent to you. Però sicuramente io dal catalogo, credo che sia stata una bella unione, cioè sento che c'ha a che vedere il nostro cinema, non so come dire, c'è un cinema personale sento parlare loro determinato che racconta ad esempio affrontare, come dire, la morte vuol dire affrontare la vita, oppure affrontare personaggi, la tenacia è una cosa tipicamente femminile, cioè la voglia di non arrendersi e anche l'ottimismo della volontà. Secondo me ci sono delle caratteristiche che sono molto molto tipiche di artisti donne, e lo sento mentre parliamo e ho una gran voglia di conoscere il vostro lavoro e mi dispiace non averlo fatto prima. I'm sorry I didn't have the opportunity of discovering your films before. Grazie. Avevo una domanda per Jessica. Che al di sotto dei tema grandi magari di lui, della fede, del miracolo, mi sembra che la costante dei suoi film sia che i personaggi cercano di accettarsi e farsi accettare dal mondo. E volevo chiedere cosa. Sì, era d'accordo cosa ne pensavo, poi volevo chiedere sulle scene di ballo che sono presenti nel film e che sono sempre cruciali per i personaggi, spesso sono risolutive e volevo sapere perché c'è questa ricorrenza del ballo e che affine si Yes, well, the characters in my films are maybe personalities that are a little bit outside of society.
not because of social issues, but because of the characteristics of the, of those personalities. Or maybe I can say it differently. I try to describe this aspect of each personality that does not fit in. I'm sure that each of us gives his best to like to find his place in society and to some extent fulfill what is expected from one. But of course you can't fulfill what is expected, and sometimes you don't even want to, but sometimes you have to. And in this tension, I think the identity of a person is formed or deformed. I don't know, that's different. And then it is difficult somehow to know really what is that what I want, or is it that I want it because the others want it from me, or they want me to want it, or do I do it because I shall do it, or do I do it because I want to do it? This whole questioning of me, like within society and within the demands of society, or the images that society gives, like invents for a person, this is a tension or a threat that make the center of my stories. Yes. So that's the first question. Per rispondere alla tua prima domanda, le protagoniste dei miei film più che altro sono al di fuori della società, a margine della società, e non lo sono per problematiche sociali, ma proprio per tratti tipici della loro stessa personalità. Io vado a concentrare l'attenzione sull'aspetto del loro carattere che non permette loro di inserirsi nella società. Credo che ogni essere umano faccia del suo meglio per cercare invece di vivere in società, poi c'è anche chi non lo vuole fare, e di capire quello che sono le aspettative degli altri. E lì subentra spesso un problema, nel senso che è impossibile soddisfare le aspettative degli altri, e si tratta di riuscire a capire qual è il proprio posto e quello che si vuole fare, ma è a questo punto che si creano, ci si forma o ci si deforma, proprio nella presa di coscienza delle aspettative che la società ha nei nostri confronti, e di quello che la società è intesa come gli altri in senso lato. E arriva un momento in cui è addirittura difficile capire quello che sono i nostri desideri, o quello che sono invece i desideri indotti dagli altri, quello che sono appunto i dettami e le imposizioni che dipendono da una serie di immagini che vengono proiettate su di noi, o su quello che sono proprio le esigenze della società che ci impone di essere un animale sociale con determinate caratteristiche. E lì spesso subentra un senso di tensione o di minaccia, che è quello su cui io concentro la mia attenzione. When I do castings with actors for my films, the two most difficult tasks, or the two tasks I have for my actors, are eating in front of the camera and dancing in front of the camera. It's I think it's two very personal things. You can't really hide yourself. You have to show something. Especially with dancing, it's hard to pretend. Suddenly you see the shadow of the personality that you haven't seen before. It's very unique, dancing. And eating also, I think it's even more difficult for actors to eat in front of a camera without pretending anything, you know, just eating, not hungry or liking the food or not liking the food with any special notion. It's very hard. È di mangiare davanti alla macchina da presa e di ballare davanti alla macchina da presa, perché credo che siano due momenti nella nostra vita
in cui diventa difficilissimo, se non impossibile, nascondere la propria personalità. Vengono fuori delle cose di noi che non riusciamo a controllare e non riusciamo a fingere. E quando appunto, soprattutto con il ballo, quando chiedo a un attore di ballare, riesco magari a cogliere una luce che prima non avevo visto del proprio carattere, della propria personalità. Ma è anche difficile mentire mangiando, semplicemente mangiando, senza, al di là del fatto che uno provi appetito o non provi appetito, o che piaccia o non piaccia quello che sta mangiando. Se ci sono altre domande, se no magari ne faccio una io sulla... ancora a tutte e tre, magari riallacciandomi anche a quello che si diceva prima, no? Sul fatto che il cinema delle nostre tre ospiti è molto diverso, per fortuna, però ha dei tratti in comune, no? E in qualche modo io credo che chi ha avuto l'opportunità in questi giorni di vedere i loro film abbia avuto proprio una grande opportunità di avere una visione molto, molto, quasi direi quasi completa del cinema contemporaneo, del cinema di oggi, oltre che uno spot molto, molto bello per il cinema europeo, insomma. E io volevo chiedere, sicuramente una cosa che la accomuna dal mio punto di vista è il fatto che loro scelgono storie molto diverse l'una dall'altra. Ognuna di loro lavora a 360 gradi. Antonietta e Solveig fanno anche documentari, quindi vedono la realtà da punti di vista diversi, mentre con Jessica dicevamo l'altro giorno dei film che ha fatto, i lungometraggi soprattutto, sono molto diversi l'uno dall'altro. Allora io chiedo come scelgono le storie, insomma, che cosa li interessa quando vogliono fare un film, da dove partono. From my part, what I think before I start is, will there be powerful scenes, meaning scenes where we will be moved, or scenes where we can laugh? I mean, scenes where we'll have emotions. And can I, if I'm writing the whole thing, can I create characters that I will be interested in, and then people as well? And for me, it's really storytelling. You know, that's more and more what I'm interested in. And it can be any kind of film. Like, I have three movies that I'm writing. One of them is really a film de genre. And it's about how can we be scared when we watch a film? You know, the frightness, for instance. And it's something I've never done before, and it's interesting because it makes me really think about telling a story in a totally different way. No, it was only a cat, what? Things like that, you know? And the other thing is, I really want to try to continue to make different films in different styles, and not to make one kind of films. So, you know, it can be a thriller, a horror film, whatever. Try new things. Ma quello che mi spinge a realizzare un progetto è il capire che ci saranno delle scene di forte impatto emotivo, delle scene che possono commuovermi o farmi ridere. Cioè, l'importante è che una storia si sviluppi generando delle emozioni. Nel momento in cui mi metto a scrivere i personaggi, che questi personaggi siano interessanti. Però per me la cosa fondamentale è proprio la dimensione del racconto, la narrazione, in qualunque tipo di genere cinematografico. Per esempio, uno dei tre progetti che ho in cantiere in questo momento è veramente un film di genere,
un film di paura come non ne ho mai fatti prima, e voglio appunto capire che cos'è che ci può spaventare, può suscitare la paura, e magari può essere davvero soltanto un gatto, che non avevamo capito che era un gatto. Però per me la cosa fondamentale è continuare a fare film diversi in generi diversi, sperimentare sempre cose nuove. I usually start with a very short idea that sticks in my mind. Sometimes it's only a sentence or even shorter. And it's like an idea, it's like a short idea. Then I develop a story by doing a lot of research. I read books, or I investigate places, or I do interviews, things that have something to do with this first little idea that I have. And then I very different stories start to develop, and I follow some traces, and others try to develop a script maybe, or only a short treatment. And then after a while, if I see that somehow the story goes its way by itself a little bit, and I follow, if this feeling starts to evolve, then I continue. If I feel that I have to force it, and after weeks I'm still like tearing out things of the story, then I stop it and put it away. But sometimes those stories come back to me after years. For example, the film I've finished right now is a story that I've tried to write it 3 times. Then it didn't work out, 3 years, no, then 3 years later again, I tried again. No, then I tried again. And then sometimes I find a little detail, or I find a little story. In this case, I found a little article about a poet who lived 200 years ago, and I was reading about him, and I thought, that fits my story. And I took some of the biography of his life. And for me, this is always important, to find some bits of reality. Or in Lourdes, it was really the place that gave me a lot of information that fit into what I wanted to say. But for me, it is always in the beginning, this little thing that really comes out of my head or something. And then I start to find the stories, the settings, the characters. And it is important for me that finally I also come back to this sentence, that I'm not distracted then by what I find in reality. Ma per me l'inizio è sempre in un'idea, può anche essere semplicemente una frase che mi viene in mente e che continua a tornarmi. Da lì il mio modo di provare a sviluppare una storia è quello attraverso delle ricerche intorno a questa frase, che possono essere la lettura di libri, o andare a visitare determinati luoghi, o intervistare delle persone. Però sono tutte operazioni che hanno a che vedere con questa piccolissima idea iniziale che mi è venuta, e da lì comincio a scrivere qualcosa, una sorta di scheletro di quello che sarà la sceneggiatura, di trattamento. Se la storia pian piano continua a svilupparsi e io riesco a seguirla, allora comincio a scrivere una vera e propria sceneggiatura su questa struttura che ho abbozzato. Se invece sento delle forzature, l'accantono, a volte non la riprendo più in mano, a volte invece poi torna e faccio vari tentativi di riprenderla in mano, come è stato il caso di questo ultimo film che ho appena finito, che è stato ripreso 3 volte prima di riuscire a vedere la luce. 3 volte, l'ultima delle quali è stato un dettaglio, un articolo che mi è capitato di leggere su un poeta vissuto 200 anni fa, che riusciva a inserirsi nella mia storia, e a quel punto sono andata a leggere la biografia della sua vita. O nel caso di Lourdes, quello che è stato il punto di partenza per lo sviluppo della scrittura è stato il luogo, Lourdes stessa, che mi ha dato tantissime informazioni sulla storia.
Però l'inizio è sempre questo parto della mia mente nella forma di una frase che poi appunto si sviluppa in una storia, se, o forse no, insomma. Come dire, per quanto riguarda la scelta, io spesso aspetto che, poiché credo che ci sono molte cose che valgono la pena di essere raccontate ed è difficile scegliere, faccio in modo tale che la scelta venga da me, cioè non so come dire, che la casualità, che il consiglio, che è, va bene, allora questa cosa la devi fare. E il momento in cui parto, veramente ci metto grande tenace, grande, e la faccio, lo abbraccio. Però mi piace l'idea di non scegliere in molti casi, ma di essere scelta anche dalla storia, anche dal documentario, perché io credo di essere una persona con i sensi sempre molto aperti e quindi sempre in ascolto, e ascolto e le cose mi accadono. È anche vero che in altri momenti invece più banalmente c'ho qualcosa che mi preme dentro e che voglio esprimere, che voglio dargli forma. Se penso al mio primo film, nell'85 avevo 25 anni, e tutto sommato credo che chiunque di noi faccia questo mestiere, un po' di mal di vivere c'è dentro, e quindi nell'adolescenza la mia difficoltà più grande era non riuscirmi a proiettare, non so come dire, non riuscire a capire, devo fare la mamma, devo fare il manager, devo fare l'universitaria, e quindi ci tenevo a raccontare una possibilità di uscita, una reazione al, diciamo, al disegno della vita che sembra un po' già tratteggiato. E all'epoca scelsi di raccontare in una casa in bilico tre signori anziani che vivevano insieme e hanno trovato il modo in questa convivenza di reagire, di ribellarsi. Questo dico perché quando un film nasce da una mia esigenza interna, io cerco di allontanarlo, cioè i personaggi erano molto distanti, io avevo 25 anni, loro ne avevano 60, cioè di dargli forma, perché mi piace poi raccontare una storia, mi sento in alcuni momenti più spettatrice che regista, e quindi mi piace incantare, a vincere. È anche vero che da un punto di vista formale invece per me ogni film deve essere un viaggio nuovo, mi annoio a fare sempre la stessa cosa, e quindi mi piace sperimentarmi con i videoritratti, mi piace il film partecipato, mi piace l'idea di fare un film in costume e capire i pericoli formali e andarci contro, un film su bambini, cioè, come dire, mi piace nascondermi e prendere forme diverse, proprio da un punto di vista tecnico. Io nasco come operatrice fotografa, quindi mi piace che il contenuto mi suggerisca la forma e viceversa. Chiediamo anche a lei, fare il suo nuovo progetto, e poi magari se gli altri due registe vogliono un po' descrivere con qualche particolare in più il lavoro a cui stanno cercando. Io ora sto montando un film documentario. Però è un ibrido, perché è la storia di un mio carissimo amico fotografo, scivolato in miseria e che quindi vive un po' una condizione da extra comunitario, una situazione da clandestino,
però è anche qui, da una parte c'è un documentario, da una parte c'è un testo scritto da lui, da una parte lui è il protagonista, ma è anche quello che ci conduce. E la cosa più forte, innanzitutto che è uno di noi, cioè proprio lo sento, e poi no, il film non vuole raccontare la crisi, ma vuole raccontare, diciamo, il meccanismo, i sentimenti che questa crisi fa nascere. E in qualche modo lui ha anche un piccolo modo di reagire, infatti il film si chiama Let's Go, camminiamo. Questo è in preparazione, cioè è in montaggio. Poi sono, diciamo, pronta subito dopo per montare il secondo film partecipato, che è una cosa più complessa che ne parleremo oggi. E ho anche finalmente, dopo Il resto di niente, pronto un film di finzione che non faccio da tanto tempo, per motivi vari. E quindi il 2014 è un anno che non so se sopravvivo. The new film I've made is just finished. Before I came here, I did the last little color correction, so it will be out soon. And it's a kind of strange love story. It's about this poet I've been talking about before, and it's a period film. It's in the beginning of 19th century in Berlin. And this poet is looking for someone who wants to die with him. It's not so important who it will be, but the person has to love him. It's a difficult thing. He tries, but he tries, and that's what the film is about. Il mio nuovo film, che ho appena finito, ho fatto l'ultima correzione del colore prima di venire a Bergamo, quindi uscirà presto, è una strana storia d'amore che vede come protagonista il poeta di cui vi parlavo prima, una storia d'epoca, un film d'epoca ambientato nella Berlino dell'inizio del XIX secolo. E questo poeta cerca qualcuno che voglia morire con lui, non ha importanza chi, la condizione è che questa persona lo ami. Okay. The next film I'm going to shoot probably in September is it's like a trilogy, because I did Baksun in Iceland, then Queen of Montreuil in my neighborhood. And so there's going to be a third one. It's always with the same characters, and it starts in Montreuil, and then two thirds are in Iceland, and that way I will have made my little personal Star Wars, and it's called the aquatic effect, and it's a love story comedy between French and Icelandic people and a lot of animals. And the second one, we're not finished writing it. It's an adaptation of a novel of Frederick Brown, a book of the 50s. It's called The Far Cry. But I've changed so many, many, many things that nobody will recognize the book. So it's sad for the producer who had to buy the rights. And it's the story of a young girl who's 20 and who's going to do an inquiry about the death of a woman, and nobody knows who killed her. And so that's the project that I'm working on, with, you know, fear and anxiousness and all that that I've never done before. And the third one is a feature. It's something that happened to a very close person to me. She was 79 years old, and she had this big sexual love with a man who was 45, so it's about, you know, sex, bodies, death, sickness, and what is maybe real love. Voilà.
A settembre spero di cominciare a girare quello che è il terzo capitolo di una trilogia iniziata con Baek Soon e proseguita con Queen of Montreuil. Anche qui il film inizierà a Montreuil, che è il mio quartiere, e poi si svolgerà per due terzi in Islanda, e si intitolerà The Aquatic Effect. Avrà personaggi strambi come gli altri film e tantissimi animali. Il secondo progetto è un adattamento di un romanzo di Frederick Brown, che è The Far Cry, ma ho fatto talmente tanti cambiamenti nella sceneggiatura che forse il produttore avrà delle difficoltà a acquisire i diritti, e parla di una donna, di una giovane donna di 20 anni che indaga sul misterioso omicidio di una donna, ed è il film a cui mi riferivo prima, questo genere di paura, di tensione in cui io non mi sono mai cimentata prima. Il terzo progetto è anche questo un lungometraggio ispirato alla vita di una persona a me molto vicina, una donna di 79 anni che ha una relazione passionale d'amore con un uomo di 45 e che quindi una storia con tanto sesso, corpi, morte, malattia e forse quello che è un vero amore. Bene, direi che sulla domanda su che cosa sia un vero amore possiamo chiudere. Ringrazio davvero tantissimo Solveig, Jessica e Antonietta. È stato un bellissimo viaggio anche per noi, quello di scoprire la loro cinematografia durante questa settimana. E ringraziamo di essere stati delle ospiti del Bergamo Film Meeting. E quindi facciamo un applauso.